Buonasera amici di Nova News 24, Edoardo, Donna Maria, Grande Fratello VIP, bacia Alberto De Pisis, ma Antonella Fiordelisi rimane spiazzata, ti piace anche lui? Edoardo, Donna Maria, ieri nel gioco di San Valentino ha baciato De Pisis. Ti prego non insinuare mai più che mi piacciono gli uomini, ha detto Edoardo. Edoardo ha baciato Alberto in occasione del gioco organizzato al Grande Fratello VIP per San Valentino. Nonostante il voto di forum abbia spiegato i motivi del suo gesto, Antonella non ha gradito nulla e ha cominciato ad aggredire verbalmente, ovviamente, Edoardo. Come riportano molti quotidiani, la schermidora dichiara: Edoardo, a me mi hanno tenuto fuori da questo gioco adesso. Quando lui ha detto spero di pescare Alberto, si baciasse con Alberto, dov'è il problema? Basta che lo dice, io non gioco più. Edoardo, ti avevo fatto una domanda tempo fa e tu non mi hai mai risposto. Se la percezione mia è quella giusta, dillo tranquillamente. Ovviamente le parole di Antonella sono molto molto provocatorie. Edoardo ha spiegato l'accaduto a Nicoletta Vassi. Visto che rimangono due persone, una è Alberto, non vogliamo perdere i soldi del budget, fatemi pescare a me, sperando che capiti Alberto, così do un bacio a stampo ad Alberto e sti cavoli. Poi se n'è andata mezza piangendo, dicendo che ha avuto sensazione all'inizio, dicendo se questa è la verità bastava che me lo dicessi. Insomma, una classica scenata di gelosia, quella di Antonella. Baciati Alberto, visto che ti piace anche lui, ha continuato a dire. Edoardo, comunque, dopo aver ascoltato le insinuazioni di Antonella sulle sue preferenze sessuali, si infuria con la schermidora. A prescindere da quello che hai capito, io ti prego di non insinuare più che mi piacciono gli uomini. Insomma, i due sembrerebbero aver chiarito, anche perché Edoardo ha continuato a dirlo, perché mi sembra di averti dato modo di pensare tutt'altro. Io ho il modo di fare come cavolo mi pare a me, ti prego di smetterla. Se ti dico una volta, due volte, tre volte che non è così, ti prego di smetterla. Alla fine Antonella ha cercato di mediare, ti dico scusa, ma non lo posso pensare. È normale pensare una cosa del genere. Tu fai lo scemo con una persona che, insomma, ha una cotta per te, tu hai un modo di fare che può essere interpretato diversamente. Amici di Nova News 24, insomma, Edoardo fa ingelosire Antonella con Alberto, ma quello che è successo ovviamente non ha provocato un'ennesima lite furiosa, ma bensì un piccolo diverbio tra i due. Cosa succederà nelle prossime ore? Non lo sappiamo, ma i due sembrerebbero ormai aver ritrovato quel feeling che tanto è mancato nell'ultimo mese. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su. Diteci cosa ne pensate dei due e seguiteci sempre su Nova News 24.